Ciao amici, bentornati sul canale. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Oggi siamo in compagnia di Gian, la Fra e io sempre presenti. Oggi ragazzi vi portiamo in una villa pazzesca. Se parliamo a bassa voce è perché sono le 5 del mattino. Sono le 5 del mattino ragazzi, è una villa in centro paese, la villa più ricercata del 2023, spaziale. Quindi è per questo che avremo magari la voce un po' più bassa. Ora comunque inizia l'esplorazione, ragazzi, mi raccomando, godetevela. Ok, perfetto, ragazzi, iniziamo l'esplorazione, ci troviamo subito in questo corridoio, siamo già dentro perché, ripeto, essendo in centro paese non abbiamo potuto filmare la nostra traversata nella vegetazione come al solito. Partiamo subito da una stanza purtroppo distrutta, come potete vedere. Guardate. Veramente devastata, purtroppo è proprio crollato il soffitto. Tra l'altro affrescatissimo, no, che bello. Tra l'altro, però è rimasto un divanetto. Guardate che roba. Mamma Divanetto era in tinta con il soffitto perché è blu e oro e anche il soffitto, guarda, è blu con le foglie dorate. mia. Ah, è vero, ragazzi, è vero. Dettaglio molto particolare, peccato appunto per questo buco enorme. Tra l'altro qua abbiamo ancora anche un quadro, ragazzi, anche lui tra l'altro si è conservato comunque benissimo. Cioè, che meraviglia. Questa stanza purtroppo invece l'ho vista ancora messa peggio. E infatti, fischia, si vedono proprio, guardate, tutte le macerie sul pavimento. È resistito però incredibilmente il lampadario. Guardate, Peso per un appeso proprio per un pelino, raga, guardate che roba. Probabilmente erano già ponteggi per Vedete? sorreggere Esatto, per sorreggere il il soffitto superiore, poi soffitto. magari avevano iniziato anche un recupero, però è crollato tutto malamente. Infatti troviamo tutti i detriti proprio qua depositati sul pavimento. Purtroppo questa porta è chiusa, non si riesce ad aprire da questo lato, ragazzi, ma la si può raggiungere dall'altra parte, ma quella stanza la vedremo dopo. Per ora un inizio molto distruttivo, come potete vedere. Infatti la Fra e Gian ci fanno notare che c'è una stufa qua nascosta nell'angolo, veramente stupenda. Anche questa è la prima volta che la vediamo, una stufa di questo tipo. Anche questa con tutti i ricami d'oro comunque. Sì, esatto. Esatto, cioè comunque già notiamo un particolare proprio verso l'oro nei dettagli, dagli affreschi a questa stufa. Come vi sembra, ragazzi, questo inizio? Promette molto bene. Promette molto Promette molto bene. bene. Ok, Già proseguiamo. così basterebbe. Vabbè, ragazzi, Gian è un amante del decay, quindi per lui sì, già basterebbe. Ok ragazzi, riprendiamo l'esplorazione, questa volta dalla porticina di destra. Incredibile! Mamma mia, ma le dimensioni di questa cucina! Madonna, che cappa Ragazzi, ma enorme. veramente, ma la Cioè, vado cappa! sempre io davanti per Esatto, farvi vedere. guardate sempre la Fra a dare la dimostrazione. Cioè, guardate la Fra. Guardate la cappa. Cioè, guardate come. Guardate, Gian e la Fra in confronto alla cappa, ma a tutta la cucina anche. Cioè, è mostruoso, Guarda sotto. Madonna! Aperta così. Ragazzi, assurdo, non avevo mai visto una cosa del genere. Come mai, scusa? Perché una cosa così grande? Cioè, a che pro? Non lo so, non riesco a immaginare come mai ci possa essere una cappa così grande. Ragazzi, Lui. uff. È bellissimo questo. Ragazzi, fateci sapere nei commenti se avete mai visto una cappa del genere e perché potrebbe essere così grossa. Vai, prova a fare la prova del 9. Sarà un po' difficile Ah, perché. perché. No, ma va, meglio non fare troppo casino. Non so se riusciamo ad aprirlo, ragazzi, ma tra l'altro guardate questa credenza, è ancora piena. Cioè, guardate, ci sono ancora tutte le tazzine. Fa rumore, ragazzi, non lo apro.
Però guardate, è ancora pieno. Abbiamo qua delle buste ancora. Tra l'altro anche il tavolo è ancora pieno di roba, ma anche questa credenza qua. Addirittura abbiamo della pasta e abbiamo un calendario scritto a mano. Guardate la particolarità, ragazzi, 2022. Ora la Fra ci spiegherà un dettaglio molto importante. Allora, mettendo insieme le varie informazioni ricevute con Gian, praticamente sembra che la signora che abitava in questa casa effettivamente l'ha abitata fino al 2022. Nonostante fosse una casa, come avete visto, crollata, perché non è crollata quest'anno la casa verte in una condizione pietosa, perché in alcune stanze, ragazzi, è molto pericolante, da anni. Era però una signora, come vedremo, che aveva un po' di problemi personali, soffriva anche di alcolismo e non riusciva, tra virgolette, a staccarsi da questa casa. E sono arrivate alla fine a doverla per forza, di forza, portar via. Di conseguenza la storia è abbastanza triste, perché da quello che abbiamo saputo abitava qua da sola. Sì, sì, abitava qua da sola. Abitava qua da sola. Quindi sì, comunque la casa, cioè, se banalmente, se volessimo guardare la pasta quando scade, vedremo che sarà una scadenza recente. Sì, esatto, proviamo a fare questa verifica. Eh sì, 2025. Vedete? Aspetta. Cioè, assurdo, eh. Ragazzi, incredibile, è la prima volta che ci capita una villa del genere con una storia del genere. Villa che sembra veramente abbandonata da una vita, eppure una persona ha vissuto dentro questa villa, in queste condizioni, fino praticamente un anno fa, no? 2 anni fa, perché ormai siamo nel 2024. È veramente una cosa davvero assurda, come appunto ha detto Gian. Vedrete poi nel resto del video i danni strutturali della casa e capirete quanto sia una realtà davvero assurda vivere qua dentro. Adesso vi faccio altri dettagli di questa cucina incredibile e poi proseguiremo con l'esplorazione. Vedete, ragazzi, abbiamo trovato uno scontrino ed effettivamente risale al 2022. Incredibile. Comunque già vedere la cucina, dove comunque la signora sicuramente cucinava, beveva il caffè, già con queste pareti. Esatto. Cioè, ma anche tutta la sporcizia banalmente, infatti guardate che c'è per terra. Non si accumula in un anno e mezzo, cioè le pareti così. No, infatti. Adesso. Vecchia, Sì. Ok, ragazzi, terminiamo di controllare le stanze della cucina accedendo a questa porta che ci porta a una scala che è chiusissima, come potete vedere. Guardate ancora le calze appese delle magliette, c'è assurdo, un borsone. Una borsa, la segatura. Che stanza strana, cioè dove andavi? Sì, infatti, boh. E continua da questa parte. Madonna, ragazzi. Che meraviglia, questa era tipo una dispensa. Cioè, guarda le pentole appese in questo armadietto, i coperchi qua sull'anta dell'armadio. Cioè, vedete, questa era, si chiudeva, tac, che meraviglia, guarda anche dentro. Qua abbiamo ancora addirittura i bottoni, perché come al solito abbiamo la nostra macchina da cucire, una hanker. Bella, veramente bella. Che guarda. Meraviglia. Abbiamo delle medagliette qua. Cosa sono? Medagliette, cosa c'è scritto? Campionati studenteschi del 1967. Madonna, incredibile. Ma guardate anche questa forbice, che meraviglia. Cioè, come tutta ricamata. Assurdo, Guarda qua, qua ci sono ancora tutti i battufoli di lana. Veramente una meraviglia.
Sì, comunque vedete, era molto probabilmente una dispensa questa. Ah, qua abbiamo la scatola che conteneva probabilmente la macchina da cucire, perché è una scatola con il marchio Henker, stesso della macchina. Qua abbiamo ancora un vaso e appunto una scatola di birre, come ci dicevano, dei problemi di alcolismo della povera signora. Questo invece non riesco a capire di cosa si tratta. Un pozzetto, un freezer. Ah, ok, probabile. Molto vintage. Ragazzi, se sapete nei commenti fatecelo sapere. Comunque abbiamo cose molto datate e per noi non è facile sapere proprio tutto di cosa si tratta. Quindi se lo sapete voi, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti. Qua ragazzi abbiamo ancora anche dei ferri da stiro. Guardate questo come è minuscolo. Cioè, ma pesano? Fide? Sì, per quanto sia piccolo, peserà almeno un chilo, sì, due ma chili. Scusatemi, cioè. Erano ornamentali, vero? Probabilmente, non lo so, troppo piccolo. Perché, scusa, come facevi a riscaldarli? Esatto, boh, che robe strane che stiamo trovando. Vieni a vedere. Ma dai, aveva dei gatti, ragazzi, quindi non era completamente sola. Cioè, abbiamo una scorta. Ma no, ci sono fili invece. Ah, fili per. Teneva tutto quanto nell'occorrente per la macchina da cucire. Sì. Allora, in questo sgabuzzino abbiamo quest'ultima porta, ragazzi. Vediamo se porta un'altra stanza. No. Wow, madonna. Guardate questo ventilatore, super vintage, incredibile. Cavolo. Ma dai. Mamma mia, meglio che non lo tocco perché rischia di esplodere, di autodistruggersi. Non so cosa sia questa stanza in realtà. È un sottoscala fatto e finito qua con alcune tubature dell'acqua. Molto probabilmente era proprio un semplice sottoscala, ragazzi. Esatto, come dicevamo prima. Tra l'altro questa è ancora piena. Sì, questa qua è piena. Questa qua è nuova, ragazzi. Scaduta nel 2023, abbiamo visto prima. Ah, ok. Scaduta 2023. Ah, è vero. Però sì, sarebbe ancora buona in realtà. Cos'è che hai trovato, amore? C'è il computer della signora. Chiama Lucia. Ah, ok, come mia mamma, raga. E qua dentro c'è ancora. Aspetta. Tra l'altro mi sa che è uno dei primi portatili proprio vintage. Mamma, quanto pesa! Non riesco a tenerlo. È vero, è pesantissimo. Aspettate che proviamo ad aprirlo, ragazzi. Ah, c'è un gancio anche di qua. Okay. No, ma cosa abbiamo trovato? Madonna! Vedete, assurdo, La scritta qui. Ah, è vero. Computer di Lucia. Ma dai! Che meraviglia, questo è un ritrovamento che non avevamo mai fatto. Questo è un pezzo di storia dei computer portatili. Allora ragazzi, spero che l'esplorazione fino a qua vi stia piacendo. Vi chiedo scusa se a tratti può essere confusionale, solo che dobbiamo parlare a bassa voce. Non siamo da soli purtroppo nella villa, sono arrivate altre persone, quindi a tratti dobbiamo stare attenti a non riprenderli. Però faremo del nostro meglio per fare un video eccezionale come piace a voi, ricco di dettagli. Ora proseguiamo l'esplorazione, ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like. Ok ragazzi, continuiamo l'esplorazione. Già si vede la scala. Mamma mia, mamma. Ma ragazzi, incredibile. Questo era l'ingresso principale. Quello là è il portone principale. Questo è l'atrio. Incredibile. Tra l'altro, guardate la scala.
Che meraviglia! Che meraviglia! Guardate questo angolino! Cioè, cos'era? Uno studio qua buttato nella, nell'atrio principale. Secondo me era proprio quell'angolo telefono. Ah, ok. Magari una telefonata, magari lunga, prendeva appunti se qualcuno chiamava. Ah, ok. Ok ragazzi, io ho fatto i dettagli della scala e di tutto quello che c'era attorno, ma guardate anche qua, proprio davanti al portone principale, abbiamo ancora tantissime cose. Questo che cos'è? Un drappo? Un arazzo gigante. Guardate anche questi cosi qua, questi dorati. Qua, guarda, sono quelli. Guardate allora. Aspetta. Ah ok, sono questi che, esatto, che... immenso e ornamentale. Esatto, comunque anche queste d'oro, come tutti gli altri dettagli che abbiamo notato nell'altra stanza. Guardate anche qua, mamma mia, guardate quante cose. Ma questa radio vintage, Telefunken, abbiamo anche un telefono, ragazzi, vintage. Incredibile questi vasi, cosa sono? Sono dei vasi, no, sono delle luci. Ok, toglieli, grazie amore. La banca. Abbiamo veramente tantissime cose, ragazzi. È rimasto di tutto, guardate qua. Incredibile. Guardate anche il soffitto qua, che bello. Una meraviglia assurda. Con quella finestra, cioè quella finestra sopra la scala, ragazzi, è un dettaglio pazzesco. Tutta colorata. Adesso che finalmente è anche arrivata la luce del giorno, guardate come risalta. Guardate la scala, com'è imponente. Veramente. Una meraviglia, ragazzi. Allora, ragazzi, preparatevi perché finalmente stiamo per entrare nella stanza più bella che noi personalmente abbiamo visto. Stanza più ricercata del 2023, ragazzi, veramente questa è una tappa ricercatissima, anche noi ci abbiamo perso dietro tanto tempo per mapparla, poi finalmente sono arrivate gli ultimi indizi, le ultime info e finalmente eccola qua. Ragazzi, se siete arrivati fino a qua mettete già un like, iscrivetevi al canale perché la stanza qua dietro merita un botto, eh. Ci siamo, ragazzi, finalmente. Benvenuti a Runia. Eccoci finalmente. Cosa ne pensi, amore, a vederla dal vivo? No, è spaziale, cioè non lo so, non ho parole, guardatela voi stessi. Ogni dettaglio di Runia. Runia è il nome, ovviamente, perché come sapete nell'Urbex ogni luogo ha un nome dato appunto dall'Urbexer che tra virgolette la scopre, ok? E questo palazzo, perché non è una villa, è un palazzo, è stato chiamato Palazzo Runia. E Runia è questo, è un qualcosa di troppo. Guarda, cioè ogni dettaglio. Guardate, la mensolina, il divano, la specchiera che è enorme. Cioè guardate in confronto sempre alla Fra, ragazzi. Cioè, di un'eleganza, di una regalità, direi. Sembra veramente la stanza di una regina e di un re. È vero. Madonna, tra l'altro... Il soffitto! Sì, no. Guardate qua. È veramente meravigliosa, ragazzi, essere qua dentro oggi è davvero entusiasmante. Abbiamo il pianoforte, abbiamo tutto qua. Guardate questo, ragazzi, sembra la cupola che contiene la rosa della Bella e la Bestia. Ma anche questo, guardate questo mobiletto. No, ragazzi, cioè veramente ci sono dettagli mai visti, con gli angeli.
dorati che sorreggono queste lampade. Ma poi guardate. Ma guarda quante specchiere. Una specchiera per ogni parete. Sì, ma ragazzi. 1, 2, 3, 4. E che specchiere? Quelle e quelle sono. Quella. Cioè, andiamo a vederla da vicino. Mamma. Fuori dal normale. Ma avete mai visto una cosa del genere? Guardate sempre la Fra in confronto. Cioè, ma questo tavolo poi, ragazzi, guardate questo tavolo. I quadri. I divanetti, i quadri, madonna. Niente, ragazzi, cioè questo è lo splendore assoluto. Esatto, questo è Runia. Non ci sono altre parole. This is Runia. Che ragazzi, spettacolo, eh? Troppo. Madonna. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Cioè, noi personalmente non abbiamo mai visto nulla del genere. Essere qua dentro sembra veramente irreale. Mi stavo proprio chiedendo come potesse esistere una villa del genere, un palazzo, ed essere totalmente abbandonato e comunque avete visto ormai quasi distrutto. È veramente un peccato perché è un tesoro incredibile. Io... un po' la signora che non voleva andarsene la capisco, raga. Cioè, ma pure che mi staccavate la luce, stavo qua dentro. Chi se ne vorrebbe andare? Cioè, noi che la stiamo esplorando veramente, cioè pensare che dobbiamo andare via fra un po', ovviamente, un po' ti piange il cuore, perché comunque è piacevole vivere questa realtà qua dentro. Sì, anche perché a posti del genere non li vedi mai, inutile dirlo. Quindi sì, la capisco, la signora povera. Colgo l'occasione per ricordarvi di iscrivervi al canale e per ammirare le nostre avventure in questi tesori abbandonati che potremmo ricordare tramite le nostre avventure. Ora proseguiamo la nostra esplorazione, godetevela.